Allora, le tre applicazioni che posso suggerire su Android sono Airbrush per i primi piani, Remini per le fotografie in generale e Lightroom per il fotoritocco. Allora, la prima applicazione è proprio ideale per i primi piani. Come volevo spiegarvi, la cosa, diciamo, è molto molto semplice, niente di particolare e complicato. Questo è un volto che ci dà già predefinita l'applicazione. Questo è un prima, questo è un dopo. Si vede subito, diciamo, la differenza. Denti bianchi, volto più pulito, meno imperfezioni, volto meno, più sfilante, meno grasso, diciamo così. E questa è quell'applicazione che posso suggerire a tutte le persone che usano il volto a favore dell'attenzione che hanno bisogno. Per quanto invece riguarda foto panoramiche, foto di oggetti, foto oppure magari pure di primi piani, anche se comunque questo effetto satinato mi dà un po' fastidio, devo dire, sulle fotografie tipo con la pelle. Lo posso comunque suggerire a tutte le persone che usano fare belle fotografie. Ovviamente quello che interessa è la buona fotografia, cioè diciamo un buono scatto si vede subito, quindi non c'è bisogno di nessuna applicazione, nessun tipologia di magia. Se la fotografia è venuta bene, si vede, si sa. Ovviamente, diciamo, per dare un tocco di qualità, questa applicazione fa il suo, anche se in particolar modo non mi fa impazzire come esce timbrata la pelle, anche perché questa qua è una foto dell'applicazione stessa, quindi diciamo non mi fa impazzire. Per quanto riguarda invece i fotoritocchi in generale, vi consiglio direttamente Lightroom per quanto riguarda i colori, saturazione, contrasto e quant'altro. Queste qua, diciamo, sono le tre applicazioni che preferisco di più su tutti i sistemi Android e non c'è nulla da aggiungere a riguardo. Magari se non fare prima una piccola modifica di volto su questa applicazione, poi passarla sull'altra e salvare tutto. Niente di così difficile, se non altro sbloccare magari questa Airbrush, qualche tipo di effetto che va a pagamento oppure in abbonamento, e magari Remini anche la stessa cosa. Ovviamente qua abbiamo un limite di 5 fotografie al giorno, tutte queste cose qua, diciamo, tutti questi dettagli che poi andremo a vedere magari scaricando queste tre applicazioni che vi sto consigliando. Quindi diciamo che le migliori tre applicazioni per questi dispositivi sono Airbrush, Remini e Lightroom, nient'altro. Il resto si occuperà tutta la condivisione sui nostri social. Grazie per aver guardato il video, ci vediamo alla prossima.